come un musicista. Lui dipingeva come se suonasse. E tant'è vero, c'ha quel tavolo di colori che lui chiamava il suo organo. E lui dipingeva come se i colori per lui fossero le note, era musica. Questo, vedi? Questo lo tuffava dentro l'inchiostro e poi lo imprimeva sulla pagina, o così. E lui faceva questa maglia molto tutta a mano, cioè la maglia stessa non era una carta millimetrata che lui non voleva sapere, cioè la matita e la carta bianca, questa maglia. Quando faceva questa maglia, ma perché fa questa maglia? Poi su questa andava un cerchio, un rettangolo, un quadrato e poi un semicerchio, poi delle linee oblique. Ma io la maglia per cosa dice? Se no non so da dove aggrapparmi. Raccontava che durante un disegno aveva sentito proprio il bisogno di disegnare con le due mani, no? Quindi quasi come se una mano le avesse, aveva cominciato a disegnare con tutte e due le mani, no? Questo fa capire non tanto e non solo l'amore per il gesto, ma l'amore proprio per quello che stava facendo, per il senso che acquistava man mano che lo faceva, per i legami che trovava tra questi disegni e quella che poi sarebbe stata l'architettura disegnata e poi l'architettura realizzata, perché Savioli raramente faceva una mostra solo di architettura, ma metteva anche questi disegni che spesso erano relativi ai progetti che mostrava, quindi erano disegni, dire, piante, sezioni eccetera eccetera, ma molto spesso erano anche questi disegni preparatori del progetto, cioè meglio dell'architettura, si può dire un'espressione di questo genere, del tipo di architettura che avrebbe fatto, più che del progetto stesso, quello che chiamava disegni di intenzione, diceva che mettendo insieme le cose le idee appunto venivano. Con Savioli si poteva parlare di pittura, si poteva parlare di scultura, si poteva parlare di cinema, si poteva parlare non di qualsiasi cosa, di tante cose che avessero attinenza, come il cinema ormai tutti lo sanno, era patito di Fellini, del Fellini di 8 e mezzo, insomma. Era, come dicevo prima, un artista, era un ottimo grafico, un buon pittore, per tutta la vita ha fatto dei disegni assolutamente straordinari, dei disegni che oggi potremmo definire all'interno della poesia informale, per intenderci. Erano dei disegni nei quali tracce del mondo, di oggetti, di cose, di persone, progetti di architettura si mescolavano insieme, cioè era lo stesso segno, era in grado di descrivere una cosa esistente e una che sarebbe potuta esistere. Entrambe le cose venivano trasfigurate su questi grandi fogli di carta bianca che usava per diventare un'opera autonoma. Era semplicemente considerare una pluralità di segni, considerare un intreccio di segni in maniera diversa, cosa che peraltro anche lui faceva con tutti questi discorsi, soprattutto nell'ultima parte, di imprimiture, di cose, e soprattutto di mescolanze di tecniche, no? I suoi disegni, soprattutto gli ultimi, ripeto, hanno grafite, hanno un colore, olio, hanno la china, sarebbero quelli che in generale si definiscono tecniche miste. Can fly, but I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. My angel Gabriel.
then last was the very star. My angel Gabriel.